Se riesco, eccoli qua. Aspetta tanto poco perché non vorrei che cambia l'ora. Allora via, lo leviamo. Un tortino. Cinque anni di vita per Show, cosa vuol dire essere arrivati a questo compleanno oggi per voi? Non è un arrivo per il mio socio Giorgio Leo e per me è un punto di partenza, come ogni grande sfida la si affronta con l'entusiasmo e con la voglia di non porsi limiti. Cinque anni, grandi traguardi per il momento, eravamo in due, siamo ora in 22 personal trainer, quindi un buon risultato sia dal punto di vista di crescita professionale che di struttura e organizzazione. Cinque anni di grande impegno, grande fatica, proporzionato a tutto questo, grandi soddisfazioni, grandi emozioni che ci regaliamo quotidianamente aiutando persone a migliorare la propria quotidianità con degli allenamenti, a aiutare persone che vogliono migliorare le loro performance, quindi migliorare i loro tempi per maratone e quant'altro. E niente, penso che possa andare bene così. C'è anche il tempo però per pensare al sociale, alla beneficenza. Quali sono le iniziative che vede Show protagonista? Siamo sempre attenti al sociale. In questi cinque anni abbiamo iniziato subito aiutando i bambini diabetici, poi lo Iove, adesso ci siamo impegnati costruendo un calendario che racchiude un po' tutte le partnership che abbiamo stretto nel territorio padovano e lo regaleremo ai nostri clienti e cercheremo di venderlo a quante più persone possibili per raccogliere fondi per il progetto Dogon e per Team for Children. Il progetto Dogon che vede impegnato Paolo Menè, che è una persona, ho avuto modo di conoscerla, veramente straordinaria, che si è preso cura della causa di bambini del Mali e con il quale collaboriamo anche per cercare di portare degli impianti sia a livello di acqua sia a livello di energia elettrica per poter fare in modo che possano avere un futuro. E Team for Children con Chiara Girello che aiuta i bimbi che sono in oncoematologia a cercare di passare delle giornate un po' meno dure. Sono stato a trovarla e vale la pena sicuramente di sostenerla. Partiamo appunto dal progetto Dogon. Di cosa si tratta? Si tratta di una attività che abbiamo iniziato io e mia moglie 5 anni fa in Mali, in un viaggio turistico e nella regione dei Dogon, che è una delle regioni più impervie e più lontane dalla civiltà, e diciamo che è nato un amore per questa popolazione, per questa cultura, per questa, come dire, questa situazione di povertà massima ma di grandissima autostima, e visto le situazioni, mancanza di elettricità, mancanza di qualsiasi cosa, abbiamo detto cominciamo da quella che per noi era la cosa forse più immediata, cioè fare un centro sanitario per evitare che le persone morissero perlomeno dalle cose più stupide. Ci siamo riusciti attraverso anche l'aiuto dei villaggi, dei capi villaggio. In 11 mesi abbiamo fatto il centro sanitario, aiutati anche da Padova, anche dalle istituzioni. Devo dire che la regione e la provincia, il comune di Padova ci hanno aiutato,
e da quello poi è nata questa, da questa partenza spontanea mia è nata poi, perché ci sono stati medici, persone che hanno, ci hanno conosciuto, sono venuti con noi, è nata questa nuova Onlus l'anno scorso. E in questo anno abbiamo fatto un ponte diga per far sì che si potesse avere anche la, la possibilità di bloccare le acque. Abbiamo fatto una scuola media che era una cosa incredibile, perché di solito le persone a malapena frequentano le primarie. Abbiamo fatto una dependance anche per i medici, perché abbiamo cominciato anche a portare le equip mediche principalmente per la cataratta, che è veramente una piaga. E poi anche con noi sono venuti dei pediatri, adesso a Natale andiamo giù con anche dei ginecologi, degli anestesisti, medici di base, per cominciare a creare una continuità. Quest'anno faremo 3 spedizioni, una è finita in novembre, la prossima dove andrò anch'io a Natale e la terza a fine gennaio, per continuare in questo progetto, per cercare di dare, non dico un futuro perché è una parola molto grossa, per cercare di alleviare un po' quelle che sono le difficoltà primarie che ha questa popolazione. La sua presenza qui stasera nella festa del compleanno di Show è un'ulteriore conferma che la città di Padova e anche aziende vi sono molto vicine. Devo ringraziare non solo le istituzioni ma anche tante aziende private e tante persone, e stasera poi ho conosciuto una persona che non sapevo e che ha seguito un progetto che io avevo solo percepito perché ero in Mali in quel periodo e l'ho vissuto solo al ritorno come una realtà sulla quale vorrei adesso approfondire con la Chiara, giusto? Perché ritengo che ci possono essere delle possibilità anche per fare qualcosa insieme. Ecco appunto, allora cos'è Team for Children? Team for Children è un'associazione che nasce in oncoematologia pediatrica, si occupa di bambini gravemente ammalati. Noi fondamentalmente aiutiamo le famiglie in difficoltà con bambini ammalati e sosteniamo la scuola in reparto, questa è la nostra funzione. Se non che, come diceva il signore qui a fianco, ci siamo un po' incrociati perché in via del tutto eccezionale quest'anno abbiamo deciso di far arrivare quel bambino morso dal serpente proprio dal Mali. Ed è stato un evento eccezionale per noi perché noi operiamo fondamentalmente in Italia. Abbiamo fatto arrivare questa creatura che stava praticamente morendo, l'abbiamo tenuta qui 4 mesi e poi è tornata in Mali guarita, Daouda, quel bambino insomma di cui si è tanto parlato. Però fondamentalmente noi continuiamo il nostro percorso sempre seguendo l'oncoematologia pediatrica. Adesso ci occuperemo anche dell'oncoematologia pediatrica di Verona, perché uno dei nostri medici di Padova ha aperto non è la parola giusta, esisteva già un reparto a Verona ma lui lo sta ampliando, ha già fatto il primo trapianto di midollo e ci ha chiesto appunto del materiale che noi acquisteremo per lui, perché secondo noi il dottor Cesaro è veramente in gamba e vale la pena aiutarlo. Questo è quello che facciamo noi. E la vostra presenza questa sera, insomma, si riallaccia un po' a quello che dicevamo prima, la sensibilità di Padova per delle associazioni a fin di bene. Guarda, io posso dire che quando io ho chiesto aiuto per Daouda, il bambino del Mali, avevo un preventivo in mano e sapevo cosa ci sarebbe costato pagare 4 mesi di degenza. I giornali hanno così deciso di pubblicare la notizia e in 10 giorni mi sono arrivati quasi 20.000 euro dai padovani, quindi. E in mezzo a questi padovani c'erano anche i ragazzi dello Show Club che hanno contribuito anche loro, quindi. Gli altri, Lorenzo, è stato veramente carinissimo. Allora, e questo premio è andato in 2.50. Qua ovviamente foto ai posti. Sebastiano Sciando, Laura Zacchello, Nicola Tognon e Alessandro Aduso. Oh.